Meglio che non sappia quello che sto pensando. Giusto. Che la ritengo la principale responsabile di questa storia. Sì. Flora è un'immatura e ho intenzione di punire i ragazzi uno per uno. Molto bene, signore. È così che si fa. Mano ferma nella casa dei pazzi. Sì, perché lei parla e non frena mai la lingua. Io darei un cattivo esempio perché ho delle donne. Ma chi l'ha detto? Allora, chiede disciplina? Lei che insegna a dire le bugie chiede disciplina? Molto bene. Florencia Santigian, vedrai chi è il conte di Cricoragan. Signore. Sì. Musica? In un ospedale? Sì, la sento, sì. Andiamo! No, resta qui, vado io. Che la ganas de vivir donde las alas existe y no hay corazones tristes y en abril surca flores de colores mi jardín, surca flores de colores mi jardín. Grazie mille per gli applausi e volevamo dirvi che siamo molto contenti di essere qui con voi e che noi... E che la musica è importante per tutti, come mangiare un gelato, guardare un arcobaleno. La musica unisce la gente, la rende felice, anche se ci sono persone che non lo sanno e che... persone che non voglio nominare, ma che indico. Bene, Flora, grazie, ma è ora di portare i bambini a letto. Andiamo, ragazzi. Andiamo, sbrighiamoci. Dai, togliamo le sedie. Massimo, anche questa? Non fare quella faccia. Sì, anche questa. Mi fai paura. Bravo, Massimo. Ci hai scoperto alla fine, bel guastafeste. Ti pare giusto che questi bimbi stiano qui, in questa miseria, poverini? Senza famiglia, senza affetti, Florencia, aiuto. Ti ho chiesto di non opporti a me davanti ai bambini. Ma Thomas ha sbagliato e tu, invece di stare dalla mia parte, sei stata dalla sua. Hai ragione. Sì che hai ragione, certo che sì, devo ammetterlo. Hai ragione. Però... non siamo venuti qui per un motivo stupido o per divertirci. La verità è che siamo qui perché era giusto farlo, ecco. Ascolta, Flora, noi due abbiamo una responsabilità condivisa. Lo sai che vuol dire? Sì. Ma sì, certo, che domande. Condivisa significa che non devo sempre fare io la parte del cattivo e tu sempre quella della buona. Dunque, quello che volevo dirti è che da questo momento le cose tra noi devono cambiare. Noi dobbiamo trovare un accordo. Sì. Capisco che hai fatto tutto questo per una buona causa. Ed è lodevole, ma potevi farlo almeno il prossimo fine settimana. Ma sei pazzo? Queste opportunità vanno colte al volo. Non possiamo aiutare le persone solo quando ci fa comodo in base ai nostri impegni. Vuoi capirlo? Florencia... Tu sei veramente un egoista. Se mi avessi chiesto il permesso, sicuramente te l'avrei dato. Sì, certo, voglio proprio vedere ma se me l'avresti dato. Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto. È un tesoro questa ragazza. Non so come ripagarla. Ti prego, non devi dirlo neanche per scherzo. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto con il cuore. E se mi chiedessi di ballare ancora, lo rifarei subito per i bambini. Sì, mi piacerebbe. Però è meglio che ve ne andiate in fretta, perché quando arriverà il direttore sarà un disastro. Sì, certo. Saluta lì e andiamo, tesoro. Ah, e aspetta, ho un'idea. Voglio disegnarti il mio cuore. Ecco. E la prossima volta... tu mi disegnerai il tuo, va bene? Sì. Vai, piccolina. Oh. Andiamo a casa, vieni.